Buongiorno a tutti, mi presento, sono Riccardo Battaglini, lavoro in Liguria Digitale, dove mi occupo, come vedete dalla chat, sono il direttore delle business unit PA di Regione Liguria e territorio, quindi in buona sostanza in Liguria Digitale seguo tutti i progetti e i clienti che non si occupano di sanità, quindi comuni e Regione Liguria, e tutti i progetti che fanno riferimento agli enti pubblici. Lo scopo di oggi è raccontarvi il progetto di banda ultralarga nazionale e regionale, perché il progetto che la Regione Liguria sta facendo si inserisce in una cornice di un contesto nazionale. Quindi, scusate, di cosa parleremo oggi? Parleremo di banda ultralarga all'interno della strategia digitale di Regione Liguria, di cosa è stato fatto fino ad oggi in termini di, relativamente a questo progetto, di quelle che sono le attività in corso, lo stato dell'arte e quello che ci aspettiamo che succederà nei prossimi mesi. E faccio una premessa, si parla da tanto, avrete letto tantissimi articoli di banda ultralarga, di come necessità per lo sviluppo tecnologico del nostro territorio, lo avete sentito dire ai primi ministri, l'avete letto dappertutto, e questa è una tematica che è alla base di tutto lo sviluppo digitale del nostro paese, ovviamente, perché per costruire qualunque genere di servizio oramai innovativo e digitale abbiamo bisogno di quelle che sono le autostrade digitali, quindi dobbiamo far sì che i nostri cittadini, i nostri utenti possano usufruire dei nostri servizi dappertutto nel nostro territorio. Quindi l'obiettivo principale di questo progetto a livello nazionale è recuperare un gap che l'Italia si porta dietro da sempre nella digitalizzazione. Ovvero l'Italia è indietro di circa 4 anni rispetto alla media europea nella diffusione delle tecnologie digitali. In particolare l'agenda digitale europea definisce due soglie di banda larga, e sono la cosiddetta banda larga fast, quindi fino a 30 megabit per utente, e la protagonista di questo progetto è la banda ultra larga, che ha la possibilità quindi per ciascun utente di raggiungere almeno 100 megabit di velocità dalla propria abitazione. Regione Liguria ha fatto una strategia digitale, penso lo sappiate tutti, all'interno della quale ha costruito l'adesione al progetto nazionale della banda ultralarga, che è un progetto realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico, che viene finanziato attraverso due fonti di finanziamento, anzi tre. Una statale, per un importo di 41 milioni di euro destinati al nostro territorio, e due regionali che complessivamente valgono 33 milioni di euro. Quindi questo progetto, che traguarda il 2020 come fine, prevede l'investimento sul nostro territorio di 74 milioni di euro in infrastrutture. Quindi una cifra che sembra altissima, in realtà per le telecomunicazioni potrebbe essere anche molto poco, ovviamente dipende da qual è l'obiettivo del progetto. L'obiettivo del progetto in questo caso è quello di portare in linea con gli obiettivi del progetto nazionale almeno 100 megabit fino all'85% della popolazione e almeno 30 megabit per la popolazione rimanente. Cerco di tradurlo. In realtà questo è l'obiettivo nazionale, quindi come potete vedere l'Italia spenderà 1,5 miliardi di euro circa per tutto il territorio. Si vuole colmare quello che è il gap che dicevo prima tra l'Italia e la Comunità Europea, in quanto al momento l'obiettivo che l'agenda digitale europea dà è superare il 50% della popolazione raggiunta dai 100 megabit. Il progetto nazionale ha questo target, 85%. I 30 megabit sono quello che si stima possa essere la soglia minima da raggiungere in tutta la popolazione del nostro territorio alla fine del progetto. Una particolarità, come vedete, i 100 megabit dovranno come minimo raggiungere anche tutte le sedi e gli edifici pubblici, quindi scuole e ospedali, tutte le aree di maggiore interesse economico, concentrazione demografica, le aree industriali, le principali località turistiche e gli snodi logistici. Cosa vuol dire? Vuol dire che il Ministero ha fatto un censimento, ha chiesto a tutti gli operatori di telecomunicazioni quali erano i propri piani di investimento per il futuro, è andato a mappare questi piani sul territorio nazionale e ha verificato quali erano le aree che rimanevano scoperte. Ora, vi risparmio la complessa suddivisione in cluster e aree
bianche, grigie e nere che è stata fatta dal Ministero, la sostanza è che il pubblico ha deciso di investire laddove il mercato non riesce ad arrivare. Quindi, come vedete, c'è la parola area fallimento di mercato in evidenza perché è laddove il pubblico deve intervenire. Ora, questo progetto è il proseguio di una prima azione che è stata fatta tra il 2006 e il 2014, dove è stato annullato anche in Liguria, ma anche nelle altre aree italiane, il cosiddetto digital divide. Il digital divide è il divario digitale che c'è tra una realtà industriale, Genova, e un paesino di campagna, Rondanina. L'obiettivo della prima fase di progetto è stato quello di portare almeno un certo livello di banda larga anche nei comuni dell'entroterra, per esempio del nostro territorio, e quindi accorciare questo divario digitale che però non è un fatto, è un fenomeno, nel senso che la tecnologia evolve, quindi io ho fatto un intervento per annullare, accorciare questo divario, ma piano piano si rigenera. Perché? Perché gli operatori investono sempre solo dove c'è convenienza. Quindi, fatto l'intervento pubblico, pareggiato lo squilibrio, pareggiato il divario digitale, a questo punto si sta ricreando, perché nelle aree di mercato gli operatori, lo vedete voi tutti, stanno portando avanti un proprio piano di investimento. Il pubblico è chiamato a colmare di nuovo questo gap. Ora, è interessante vedere la considerazione, diciamo, cioè com'è importante la Liguria rispetto allo scenario nazionale. Come vedete, l'obiettivo italiano è coprire il 100%, scusate, sì, il 100% della popolazione con i 30 megabit e l'85% con i 100 megabit. Infratel, che è la società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico, che è il soggetto che gestisce questa partita a livello nazionale, prevede di portare la Liguria al raggiungimento del 100% di copertura a 30 megabit al 2020, ma da un punto di vista di 100 megabit si prevede di raggiungere il 38,7. Cosa vuol dire? Vuol dire che a questo 85% in proporzione la Liguria contribuisce con il suo 38,7, che in termini grafici significa che ci troveremo nel 2020 ad avere connettività disponibile in tutto il territorio a 30 megabit, ma salvo investimenti indipendenti degli operatori, avremo una percentuale di penetrazione significativa del 100 megabit solo in principali aree industriali. Quindi ci sarà un po' ovunque, ma non è un investimento ancora capillare come quello che viene fatto per la parte di 30 megabit. Questo progetto a livello italiano ci consente di raggiungere gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea. Ma la Liguria, a mio avviso, rimarrà, diciamo, in una condizione dove sarà necessario stimolare molto il mercato. Questo è proprio uno dei due elementi che prevede la strategia italiana per lo sviluppo della banda ultralarga, ovvero ci sono fortissimi investimenti dello Stato, quindi vedrete appunto 74 milioni solo per la Liguria, ma la seconda direttrice per raggiungere l'obiettivo è quella di stimolare il mercato, e questo è compito in particolare anche delle pubbliche amministrazioni, favorendo l'aumento della domanda, cioè come? Pubblicando servizi che necessitano di banda, di connettività. Questo è un processo che serve a stimolare gli operatori che a fronte di richieste del mercato possano fare investimenti. Perché alla fine l'unica regola che determina il fallimento di mercato vera è che l'operatore di telecomunicazione non investe se non riesce a recuperare l'investimento in un massimo di 3 anni. Potete immaginare la Liguria ha 235 comuni di cui 185 sono sotto i 3.000 abitanti, statisticamente ogni 100 abitanti, circa il 20% stipula, ogni 100 famiglie, scusate, ogni 100 abitazioni, circa il 20% stipula un abbonamento a internet. Se vi fate due conti da business plan capirete che senza intervento pubblico è difficile arrivare in questo genere di risultati. Oppure ci deve essere un aumento significativo di questa percentuale, che può avvenire, diciamo, pubblicando servizi di questo genere. Cos'è l'oggetto della gara che sta facendo Infratel? Perché, diciamo, il Ministero ha deciso di separare, poi vedremo quali, in lotti e in gare diverse tutto il territorio italiano, li ha aggregati, e ogni gara ha come oggetto, poi vedremo quella della Liguria, ha
La progettazione, la costruzione, la manutenzione e gestione di un'infrastruttura di accesso passivo in modalità wholesale. Ora poi vi spiego cosa vuol dire. E il concessionario che deve realizzare l'infrastruttura collegando tutto quello che realizza a un punto neutro di accesso. Ve lo spiego in un minimo di technicality in più. La prima azione statale fatta dalle regioni ha completato quella che era la mancanza di backbone a livello italiano, ovvero Infratel e le regioni hanno investito nel primo settennato nella realizzazione di infrastrutture passive posando fibra ottica sostanzialmente. Questa operazione ha consentito di portare a livello di rete di trasporto, che sapete è la parte, diciamo è l'autostrada, di portare l'autostrada nelle parti del paese dove mancava. Però ovviamente l'autostrada è utile, ma se non ci sono gli svincoli per uscire, le strade che portano all'autostrada, non serve a niente, rimane un'incompiuta. Quindi la prima azione che è stata fatta dallo Stato, appunto dalle regioni, è quella di completare il backbone. Adesso l'oggetto di infrastrutturazione di questo momento di progetto è quella di creare l'ultima parte, cioè di realizzare infrastrutture che arrivano fino all'abitazione dell'utente e collegarle col backbone che si dà per scontato oramai esista. Questo progetto, questi bandi di gara, sono finanziati per la maggior parte da fondi comunitari, quindi hanno dei vincoli di neutralità tecnologica, quindi non è possibile imporre uno strumento. Si sta cercando, nelle gare di cui poi vi dirò gli stati di avanzamento, di spingere l'utilizzo di fibra ottica, di spingere il fatto che venga portata alla casa di ogni cittadino la fibra. Purtroppo è impossibile con 74 milioni di euro pensare di portare a tutte le case di tutti i cittadini liguri un cavo di fibra ottica. E allora si cerca, proprio anche figlio del fatto che è obbligatoria la neutralità tecnologica, di spingere la infrastrutturazione fino alla casa, fino all'FTTH cosiddetto, nelle aree più di mercato, dove c'è sicurezza di ritorno economico e di effettivo utilizzo. Nelle aree più marginate, quindi più la parte più remota, sono consentiti anche gli utilizzi di tecnologie radio o satellitari per i casi più estremi. L'importante, diciamo, è che il risultato finale di questo progetto siano la diffusione dei numeri che vi ho detto prima. Quindi, un primo momento, 7 anni fa, 8 anni fa, di completamento del backbone, un momento di infrastrutturazione adesso per costruire la nuova rete d'accesso che riesca a portare la raccolta di tutto il traffico di singole abitazioni, edifici pubblici e quant'altro fino a un primo punto neutro, ovvero parto dalla casa, dal capannone, raccolgo l'infrastruttura e la consegno in un punto dove tutti gli operatori possono usufruirne. Quindi di fatto se ci pensate si sta creando, poi dipende da chi vincerà la gara ovviamente, c'è la possibilità di creare un'alternativa all'ultimo miglio di Telecom. Okay? Quindi, ripeto, potrebbe vincere Telecom e usare il suo ultimo miglio a seconda del bando, però in effetti si sta generando uno scenario dove sembrerebbe una cosa intelligente da certi punti di vista che sia possibile usare un ultimo miglio diverso. È evidente che certe tecnologie, per esempio quelle radio, ci consentono di raggiungere velocità tipo 30 megabit, anche senza cablare, quindi in fibra ottica, le abitazioni. Laddove è necessario il 100 megabit o dove si riuscirà a spingere di più, la possibilità di realizzare un'infrastruttura in fibra ottica che raggiunga l'abitazione del cittadino è sicuramente l'obiettivo più intelligente, più auspicabile. Cos'è l'oggetto della gara, anzi scusate, delle gare che sta facendo il Ministero? Si tratta di costruire la rete, e come abbiamo detto prima, la rete di accesso, quindi dalla casa tornando indietro fino al punto neutro, ma anche l'obbligo di offrire a tutti gli operatori servizi attivi e passivi, ovvero io sono il soggetto che realizzo, ho in concessione questa infrastruttura, la devo rendere disponibile ai soggetti terzi a condizioni eque, non discriminatorie, regolate dall'Agcom, ma non solo affittando l'infrastruttura, ma
ma anche offrendo servizi ad esempio di bit streaming piuttosto che di noleggio di traffico all'interno dell'infrastruttura che rimane mia. Questo perché? Perché questo scenario dovrebbe consentire, a prescindere dal vincitore, di poter aprire il mercato a più soggetti possibili. È evidente una cosa, c'è un rischio che se il vincitore, diciamo, non ha interesse a fare in modo spinto l'operatore che vende servizio, rischiamo teoricamente di trovarci con l'infrastruttura completata senza chi possa vendere gli abbonamenti, perché se serve l'operatore che affitta la rete per poi vendere il servizio, c'è questo rischio. Vi faccio un esempio pratico. Se vincesse un soggetto che posa l'infrastruttura, raggiunge le case, magari anche tutte in fibra ottica, serve comunque poi l'operatore, se non è lo stesso, che vada a vendere il servizio al cittadino. Quindi questo è un po' un rischio di questo progetto, però l'obiettivo è sicuramente ambizioso. Due elementi chiave da sottolineare di queste gare che si stanno facendo a livello italiano. Il backhauling non rientra nella gara, quindi dicevamo prima, si dà per scontato che ovunque ci sia una rete di trasporto capace di supportare queste iniziative, che è generalmente vero, la Liguria viene definita per gli operatori di telecomunicazione come il Vietnam per gli americani, nel senso che sono tutti convinti questa è una cosa che si dice, sono tutti convinti, magari nella carta, di riuscire a fare delle cose. E di riuscire quindi a poter raggiungere con queste reti che si realizzano i vari backbone già presenti, tuttavia, per l'esperienza anche precedente che abbiamo fatto, a volte si trovano delle situazioni un po' più complesse che in altre regioni. Potete immaginarvi che infrastrutturare la pianura padana è sicuramente più semplice della Val Trebbia. E quindi ovviamente questa è una cosa importante. E la concessione prevede le modalità e le condizioni con le quali il concessionario dovrà mettere a disposizione l'infrastruttura di altri operatori. Questo è quello che vi dicevo prima, quindi io la realizzo quest'opera, ma non la tengo per me, è pubblica e quindi ho l'obbligo di rendere disponibile a tutti questo investimento che vado a fare. Questo è molto importante, però secondo me c'è questo piccolo problema che è quello della non certezza dell'operatore che vada a vendere il servizio a Rondanina. Rispetto al progetto precedente è anche un pochettino più complesso dal punto di vista degli attori coinvolti, nel senso che in questo caso la prima tranche che abbiamo fatto nel 2006-2014 eravamo Regione Liguria e Liguria Digitale, in questo caso abbiamo coinvolti diversi ministeri perché i fondi sono di natura diversa, e la società Infratel che realizza le gare, quindi il tavolo di gestione è un po' più complesso, però le cose stanno andando avanti. E come stanno andando avanti? Allora, c'è stato un primo bando che è stato fatto per queste regioni, come vedete la Liguria è entrata nella seconda, vedrete che poi è entrata nella seconda tranche. È stato bandito questo bando per Abruzzo, Molise, Emilia, Lombardia, Toscana e Veneto, ha vinto Enel Open Fiber. Chi è Enel Open Fiber? Enel Open Fiber è un soggetto che Enel ha costituito specificamente per questi bandi, per valorizzare come rete alternativa di accesso, quindi l'ultimo miglio che tutti noi associamo a Telecom Italia, per valorizzare in alternativa a questa la rete elettrica. Quindi Enel è l'unico, se ci pensate, è l'alternativa naturale a Telecom da questo punto di vista, perché in ogni nostra casa, bene o male, arriva un doppino di rame, ma arriva anche la portante elettrica. Le tecnologie attuali consentono di usare la portante elettrica in modo addirittura superiore al doppino, e quindi Enel ha costituito una società per fare questo, con lo scopo di mettere a disposizione di tutti gli altri la propria infrastruttura. Quindi vuole fare l'operatore di rete spenta, almeno questo, forse anche la vendita di servizi. Il primo bando di gara se l'è aggiudicato. È andato tutto liscio? No, nel senso che ci sono due ricorsi, uno di Telecom e uno di Fastweb, per motivi diversi, e quindi questo progetto che sembrerebbe fatto per realizzare effettivamente una cosa intelligente, cioè una rete alternativa al monopolista. E in effetti tra i partecipanti ha vinto quello che offre una rete alternativa al monopolista. In questo momento però il primo bando è fermo perché ci sono due ricorsi al TAR pendenti. La Liguria fa parte del secondo bando nel lotto 1 insieme a Piemonte e Valle d'Aosta. Questo progetto ha questa roadmap,
e quindi la Regione Liguria ha firmato l'accordo col MISE nell'agosto del 2016. Il bando ha avuto una fase di preselezione che è finita nel settembre del 2016, sono state invitate le aziende a partecipare a dicembre 2016, adesso scade c'è la scadenza per la presentazione delle offerte. Stimano di aggiudicare la gara entro aprile e in teoria i lavori dovrebbero finire entro il 2020. Quindi tutte le cose che avete visto, questi 74 milioni di euro dovrebbero essere spesi in Liguria entro il 2020. Chi ha partecipato alla gara della Liguria? Sei soggetti: Enel Open Fiber, Acea, Fastweb, Estra, un RTI dove c'è Telecom e un RTI dove c'è Evia. Questi sono i soggetti si sono accreditati e hanno presentato offerta alla secondo bando. Questo non è ancora stato aggiudicato, quindi si auspica che le cose siano significativamente più semplici. C'è già un ricorso, che è quello di Eolo. Preventivo. Esatto. E quindi la sensazione diffusa anche a livello interregionale è che questo progetto sia veramente importante per il nostro paese, ma che sia anche un po' vittima della burocrazia e delle forme di legge perché tendono a condizionare queste operazioni di mercato, in quanto al momento non abbiamo ancora in effetti nessun aggiudicatario, nemmeno del primo bando. Ora, vi lascio con questa domanda, nel senso che ovviamente non lo sappiamo e non voglio esprimermi. È evidente che questo genere di infrastrutturazione che parte dal primo risultato della prima gara, dove vede Enel Open Fiber vincitore, ci fa intuire che la potenzialità di un soggetto che può mettere a disposizione un asset così importante come un'alternativa alla rete di accesso evidentemente è una vera alternativa. Quindi secondo me, personalmente, se volete sapere cosa penso io, è che l'opportunità sia grande, perché avere un'alternativa a Telecom è importantissima. Io ho girato tutta la Liguria sul primo progetto e in tantissimi comuni siamo riusciti a portare la banda larga, la cosiddetta allora banda larga, ma spessissimo poi non funzionava per la qualità scadente dell'ultimo miglio, perché immaginatevi, tutte le nostre case dell'entroterra hanno due fondamentali problemi: la distanza che c'è tra l'abitazione e il punto di raccolta, la centrale, ma anche nelle case di pietra la qualità del rame inserita nelle mura. Quindi il pensiero di avere una nuova alternativa è molto importante. Sono relativamente un po' più preoccupato sull'aspetto, come potete vedere, di impatto dal punto di vista amministrativo del progetto. E come Liguria Digitale ovviamente siamo in prima linea, io faccio parte anche della segreteria tecnica del Comitato Banda Ultralarga Italiano e abbiamo cercato di selezionare tutte le aree più importanti per il nostro territorio dando una priorità strategica, come vi ho fatto vedere prima. Speriamo che la roadmap venga rispettata. Devo essere sincero, se proprio devo dirla tutta, avrei preferito fossimo direttamente noi a farlo, come abbiamo fatto nella precedente programmazione, però è stata una scelta nazionale, si è deciso di fare così, quindi va rispettata. L'operazione ovviamente fatta su scala italiana è molto più importante, ha molte più capacità di aggregazione. Ora il punto è vedere se effettivamente si arriva all'obiettivo. Anche perché i fondi comunitari sono molto importanti, ma hanno un difetto, che se non vengono spesi velocemente vengono ritirati. E quindi ci troviamo il paese, secondo me, si trova in una condizione di fronte a una grande opportunità, finalmente, di colmare un gap tecnologico che dura da anni, ma con il tipico rischio italiano dell'impantanamento generale delle procedure amministrative. Quindi questo, io ho cercato di darvi una sintesi di quella che è la situazione dell'azione che la Regione Liguria tramite Liguria Digitale sta facendo in sinergia con il Ministero dello Sviluppo Economico. Però siccome io interpreto il Coffee Tech come una cosa più interattiva rispetto a una presentazione monodirezionale, ho risparmiato 5 minuti, ma li vorrei dedicare al dialogo, alle vostre domande e alle vostre interazioni. Ne ho subito una. Perfetto. Tu hai detto una frase e poi ci sei volato sopra, cioè l'annoso conflitto di interessi tra wifi pubblico e operatore che vende il servizio e quindi, voglio dire,